gli presero la casa ed il giardino in nome della grande santità. E Giuda prese a fare a nascondino con lo specchio e con la dignità. Poi venne Dio che tutto dà e tutto toglie, chiamò un taxi e ci mise sulla moglie. E Giuda andò a morire nella notte, per il vino, per le donne, per le botte. Lo raccolse per la giacca Maddalena, che viveva alle baracche allo sfacelo, in mezzo a una comune di ubriaconi che credevano in un regno su nel cielo. E fu amore e fu rivoluzione, discorsi sulla strada e vita piena. Ma Giuda amava più d'ogni sermone le urla dolci della Maddalena. Il fattaccio poi successe in una sera, Giuda fu preso e messo alla galera. Gesù Cristo era scappato fra la gente e Giuda disse di non sapere niente. Ma quando vide Maddalena in parlatorio, che stava male e aveva perso un dente, l'ispettore disse: è stato Gesù Cristo a portare tutto l'oppio dall'Oriente. E ritornò dal suo amore col bottino, 30 denari per 7 amari, grazie a un marsala, per poi vedere scritta doppia al botteghino l'insegna di una grande multisala. Diceva: Gesù Santo alla stazione, un nuovo film davvero commovente, con un cast del tutto eccezionale. C'è pure Dio, l'immenso onnipotente. Cinema è un buio di persone, i grandi divi sono stelle da ammirare, e nessuno vide giù fra le poltrone che quei due cominciavano a scopare. Maddalena, io ti amo tanto, lui voleva il cielo e io voglio stare qua. Lo uccidessero, va bene, tanto al tempo ha detto a tutti che poi risorgerà. Ma il paradiso mio sta solo nei tuoi fianchi. Sieni dolci, per occhi stanchi, bocca rossa di caramella. Questa vita sulla terra è così bella. Dallo schermo Dio li vide al sola voce. Io ti fulmino, Giuda l'Iscariota. Mio figlio sta morendo sulla croce, per colpa di un mortale così idiota. Maddalena allora si alzò e urlò con tutto il cuore: Dio, non mi fai paura. Tu che hai fatto un figlio senza far l'amore, che vuoi capirci di questa fregatura? Lascia stare Giuda e guarda altrove. Ecco, guarda la mia scollatura. E io mi guarderò dalla tua invidia, perché Dio non gode come una creatura. Dio scappò nel cielo e nella furia mise su un grandissimo cantiere per costruire una potente curia che potesse Maddalena far tacere. Giuda e Maddalena stanno insieme e girano nascosti fra la gente e vanno al fiume
a far l'amore su una barchetta che va controcorrente.